e i nostri cari in inferno. Salvaci, o Maria, converti i peccatori. Di una sola parola al Figlio tuo divino, che sorride tra le tue braccia, o Santissima Vergine incoronata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prima di concludere con la benedizione, volevo ancora una volta dire grazie innanzitutto al popolo di Agrigento, che grazie a voi anche quest'anno siamo riusciti a vivere e onorare la nostra madre incoronata. Grazie a voi. Se possiamo occuparci, possiamo prenderci cura dei più poveri. Grazie a voi se riusciamo a recarci qui al santuario per dire grazie Maria, prega per noi. Grazie a te, aiuta i nostri ammalati. Ecco, Maria, basta guardarci intorno. Maria è un punto di unione, non è mai di divisione. E chi ama la Madonna ama il perdono, ama la misericordia, ama volersi bene. Ed è questo che dobbiamo portare nelle nostre case: l'unità, il volerci bene, il sentirci come stasera, senza bandiere, tutti uniti con l'unica fede, la fede per Maria che ci porta a Gesù. Oggi nel Vangelo c'era questo tale che disse a Gesù: cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Ebbene, Gesù lo guarda, lo ama e poi gli dice: vendi tutto, poi vieni insieme. Per essere felici bisogna seguire il Signore. E Maria, nella sua vita, subito si è fidata delle parole di Maria. Subito ha percorso una strada che non conosceva, però sapeva che di Dio si poteva fidare. Ecco, anche noi torniamo a casa con questa grande certezza: di Dio mi posso fidare. Ricorriamo a Maria che sostiene questa nostra fede, questa nostra speranza. Subito da sabato prossimo, ricordo che la Santa Messa al santuario sarà alle ore 20:30, così fino a settembre. Allora non rimettiamo a posto la statua e ci dimentichiamo. Noi poniamo Maria in un luogo dove tutti possiamo guardare, perché da ognuno di noi, dal nostro punto di vista, ci dobbiamo sentire sempre diretti verso un'unica direzione, la direzione della mamma che unisce tutti. Grazie Maria, grazie per tutti i doni che hai concesso in questo mese. Questo mese è stato straordinario, abbiamo respirato una bella aria di festa, di famiglia, e nei momenti difficili ci siamo ritrovati insieme. Grazie veramente a tutto il popolo di Agrigento che con fede e con voglia riesce sempre a tirare su le cose più belle. Viva Maria! E concludo per dire grazie, facciamo un applauso al Comitato. Grazie a loro, grazie a loro e a quanti vi hanno aiutato. Devo dire la verità, tutto il popolo ha sostenuto il Comitato di Agrigento. Devo dire la verità,
si sono sentiti accolti quando sono passati per casa. Si sono sentiti voluti bene. Grazie a voi che avete permesso questa festa. E poi un grazie ovviamente a tutti le autorità civili e militari, grazie al gruppo di preghiera, grazie alla parrocchia della Sacra Famiglia e del Rosario. È bello trovarsi insieme, è bello vivere nell'amicizia e nella fraternità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente per intercessione di Maria, Padre, Figlio e Spirito Santo. In nome del Signore, andate in pace. E buona festa a tutti.